Laboratorio di tecniche dell'incisione. L'analisi del segno nei suoi valori espressivi legati alle differenti tecniche dell'incisione, calcografica, xilografica e litografica, quindi della linea nella stampa a incavo, a rilievo e piana. La progettazione del segno, nello specifico uso della campitura, della texture, del tratteggio nelle sue modulazioni bidimensionali e tridimensionali. Conoscere il laboratorio calcografico ed i suoi strumenti specifici: torchio, inchiostri, carta, utensili. Luogo dove si scandiscono le varie fasi del lavoro, dalla preparazione della matrice agli inchiostri, fino alla fase della stampa, prodotto finale di queste discipline. Approfondimento delle fondamentali tecniche calcografiche dirette: punta secca, rotella, maniera nera e indirette, acquaforte, cera molle, acquatinta con annesse varianti. Lo studio delle matrici nelle loro diverse composizioni: rame, zinco e microzinco, ottone e altri ancora, ed il loro rapporto in funzione di una determinata tecnica incisoria. Introduzione al corretto uso della carta e dell'inchiostro, quindi delle modalità di inchiostrazione e pulizia della matrice. Il giusto impiego del torchio e il trattamento delle stampe, sigle da apporvi, prove di stampa, progressiva numerazione di tiratura con le sue corrette varianti. Così la conservazione, come mantenerla in perfetto stato, e la presentazione, come mostrarle nella maniera più giusta nel corso di una possibile esposizione. Altrettanto importanti sono la buona gestione ed il rispetto per il luogo laboratoriale, nell'uso degli spazi, così come nell'impiego dei prodotti e della strumentazione, beni comuni essenziali. Tecniche dei procedimenti di stampa. Il corso di tecniche dei procedimenti di stampa si articola sui diversi temi inerenti alla corretta esecuzione di una stampa calcografica, dal greco calcos uguale rame più grafia uguale segno. L'incisione calcografica, sia essa eseguita su rame, zinco, ottone o alluminio e condotta in maniera diretta o indiretta, culmina nella delicata fase della stampa su carta. In tutti i casi, prova di stato, di stampa o definitiva necessita a priori di una conoscenza approfondita dei mezzi, meccanica del torchio, feltri e dei materiali, inchiostro e additivi, tarlatana, carta. Fondamentali sono lo studio e la conoscenza della carta nelle sue diverse tipologie, toni e grammature, nonché composizioni ed utilizzo degli inchiostri e dei colori, al fine di individuare un corretto procedimento utile a garantire un ideale risultato di stampa, conseguenza delle diverse tecniche opportunamente utilizzate. Dinamiche e metodologie progettuali, calcografia sperimentale. Il corso di linguaggi dell'arte contemporanea, afferente all'Istituto di Grafica, intende apportare un contributo quanto mai necessario a quel processo di conoscenza relativo al mondo della grafica d'arte, amplificandone le consapevolezze espressive. L'incisione è un'espressione artistica autonoma dotata di un proprio linguaggio. Essa non si esprime attraverso una rigida sintesi, ma come in ogni attività artistica, le tecniche e i procedimenti sono accolti e reinventati con la sperimentazione, la stessa che ci ha portato ad un'evoluzione delle tecniche calcografiche sperimentali. Il termine di tecniche calcografiche sperimentali racchiude molteplici procedimenti su lastre metalliche, legno, plexiglass ed altre, la cui superficie è elaborata o incisa senza l'intervento di acidi.
cambia radicalmente il concetto di asportazione di materiale da una lastra, previsto dalla calcografia tradizionale. Anzi, si basa sulla sperimentazione come libertà di impiego metodologico per creare e personalizzare. La matrice calcografica, data dall'insieme di più composizioni e da una particolare inchiostrazione, produce brillanti effetti cromatici e materici, assumendo di volta in volta un diverso valore comunicativo. Il segno stampato è, ovviamente, legato sia alla percezione sia al sistema rappresentativo, ma è anche indissociabile dalla tecnica. È la lettura del segno che permette di risalire al supporto originario: metallo, legno, plexiglass, stoffa, eccetera. Resta invariato il principio di base secondo cui il solco inciso o la superficie lavorata trattengono l'inchiostro e lo restituiscono alla carta attraverso la pressione del torchio. Nella sperimentazione occorre fare i conti con un linguaggio specifico che porta in sé le regole personali di un processo creativo, il cui percorso è costantemente influenzato dalle emozioni. È sotto questa ottica che si svolge il nostro lavoro, scoprendo via via le possibilità espressive offerte dal plexiglass, dal cartone, dal collage di svariati materiali sulle matrici, dal carborundum allo stucco, sino alla splendida azione dei colori del monotipo, per citare solo qualche esempio delle nostre indagini nell'infinito campo della sperimentazione. Corso di grafica e tecniche dell'incisione. Il corso, nell'ambito dell'attività didattica, propone percorsi metodologici formativi in grado di garantire l'apprendimento delle tecniche calcografiche, concordando preventivamente tematiche comuni a ciascun indirizzo in modo da privilegiare una ricerca iconografica interdisciplinare. Il lavoro svolto nella propria specificità formativa si avvarrà di esperienze collaterali quali la frequenza presso istituti stranieri attraverso il progetto Erasmus, ulteriori approfondimenti nell'ambito della scuola di grafica con la frequenza ai corsi sulle tecniche relative alla sperimentazione e alle varie tipologie della stampa, tenendo sempre presente il prezioso rapporto tra grafica e nuove sperimentazioni dell'arte contemporanea. Tutte le attività e i processi di apprendimento saranno di volta in volta concordati ed individuati nell'ambito del calendario degli incontri e delle lezioni che ciascuna materia stabilirà nel percorso didattico. Il settore disciplinare, inoltre, comprende l'analisi dei fenomeni pertinenti agli ambiti della stampa d'arte, tendenti a individuare i possibili sistemi grafici quali parti integranti dei linguaggi di rappresentazione, passando dalla copia alla produzione seriale. È fondamentale ampliare, nell'ambito dei bienni specialistici, la conoscenza di un sapere storicamente consolidato, riferito alla stampa d'arte tradizionale.